proprio la forza che loro hanno, che hanno acquisito, che si sono formate, che lo vogliono comunicare comunque agli altri, cioè quello di non fermarsi, non arrendersi, cioè di guardare comunque avanti. Cioè quella ragazza senza l'occhio ha una spontaneità tale, anzi una, come dire, una sorta di calma, una serenità, dice queste cose come se fossero naturali, naturale, ecco, esatto. E noi rimaniamo a bocca aperta. Se chiunque penso che un evento del genere è dirompente. Sono un po' combattuta, perché da una parte c'è anche, come dire, l'aspetto di portare a livello di conoscenza, di consapevolezza dei fenomeni che non sono vissuti direttamente, però bisogna anche un attimo saperli gestire sul momento, perché le emozioni o le forti non sappiamo che impatto possono avere. Io personalmente l'anno scorso ho fatto vedere quasi esclusivamente buon 20% di tutte le mie attività curriculare è stata bypassata attraverso questi documentari. Ho fatto vedere argomenti di, che ne so, i film di Michael Moore, Zeitgeist. Io purtroppo sono stato punito dalla dirigenza perché c'è un desiderio nel comparto scuola di nozionismo. Nozionismo. Quindi diciamo non è molto semplice nella scuola, almeno dove sono io, quanto meno, portare avanti certi discorsi. Quindi. Io ho vissuto la guerra come prima figlia di un deportato in un lager nazista. Mio padre è stato uno dei pochi sopravvissuti del lager di Dachau. Quindi tutti questi racconti che io ho visto, insomma, mi hanno riportato all'esperienza tragica di mio padre. E io spero che non avvenga mai più. Grazie. Noi siamo sempre affidati a qualcuno, ci dobbiamo sempre fidare di qualcuno, dalla mattina alla sera. Che cosa ci dà l'elemento per dire ok? Partendo dal film, no? Che cos'è che ha creato questo rapporto di fiducia, secondo voi, tra Berton e i ragazzi, no? Qual è stato l'elemento chiave? Perché ci stiamo lavorando tanto in terza, no? Nel momento anche della scelta dell'adolescente, eccetera, su questo lavoro introspettivo, sul fatto di pian piano chiedersi chi sono, far emergere tanti aspetti della propria personalità, no? La propria identità, quindi ci stiamo lavorando. E in certi momenti si riesce a far condividere loro qualcosa di personale, è abbastanza difficile però. Hanno sempre un po' la paura, non tanto della di noi insegnanti, dell'impatto che può avere su di noi, quanto dei compagni, degli altri. Certo, se si riesce a creare un'atmosfera un po' di fiducia è più facile, non è mai facilissimo. Quello che mi sono sottolineata qua, che a me ha colpito, è stato: è più facile parlare dei problemi a chi viene da lontano, che può capire, tu mi puoi capire, puoi soffrire per me, mi senti vicino, ti sento vicino, tu che vieni da lontano. Perché si lavora su questo, sull'ascolto, perché non sanno ascoltarsi abbastanza, in genere, insomma, i ragazzi, ecco, ognuno magari sì, ha voglia di parlare, però poi nel momento in cui gli altri non hanno un vero ascolto, perché o ridono, o prendono in giro, o apparentemente comunque non ascoltano, è difficile, insomma, e allora poi un po' si chiudono, soprattutto crescendo magari, ecco, è importante cercare di creare questa atmosfera un po' di fiducia, però è un lavoro senza fine, insomma, si prova, si riprova e qualche risultato si ottiene, ecco. Un'altra cosa di cui parliamo tanto adesso è la motivazione, proprio in vista del futuro, e quindi questo discorso: non hai paura se sei motivato, comunque la paura la accetti, la vedi, la affronti e la accetti. Questo anche a livello mio personale è un qualcosa che anch'io, insomma, nel mio cammino un po' ho scoperto e continuo a scoprire, ognuno poi a seconda delle sue situazioni. È molto importante, è un'ora soltanto, anche per loro vedere un adulto, un riferimento diverso da tutti gli altri, sentire proprio qualcosa che viene dal cuore, ecco, un'esperienza forte. Vedo che sono sempre molto attenti, rizzano le antenne quando qualche cosa di personale, di molto forte viene comunicato. Veramente c'è l'attimo di silenzio, che poi tante volte imbarazza anche, perché uno si accorge che in quel momento ascoltano comunque, ecco, quando c'è qualcosa davvero... Sì.
mi ha colpito lo psicologo, perché dal mio punto di vista ci ha qualche addentellato anche con la vita dell'Occidente. Sì. Cioè noi siamo pure scissi, siamo pure noi disadattati. Loro in una forma traumatica, noi in una forma più alienata. Non sarebbe semplicissimo andarglielo a dire, soprattutto come dicevamo prima, anche se la finalità, lo scopo di smussare dentro persone che hanno un po' il cervello un po' avattato. No, è interessante questo tema dell'alienazione, perché comunque sì, abbiamo nel nostro sistema sociale dei problemi rispetto alla relazione, ci sono anche forti. E quindi magari ragionarne anche con i ragazzi, perché lui dà questa relazione stabile, però la relazione stabile è quella poi che dà fiducia, che è accogliente, ha delle qualità questa relazione, perché quell'altra relazione stabile che hanno vissuto per 10 anni era distruttiva. Era stabile ma distruttiva, sì. Quindi sono relazioni buone e relazioni meno. C'è una rielaborazione che è qualcosa di lungo, di complesso, di elaborare il passato prima di superarlo e di metterselo alle spalle. Non è mettendoselo alle spalle basta, rimuovendolo, è la rielaborazione. Infatti quello che fanno un po' questi ragazzi è proprio questo, insomma, anche quell'altra ragazzina, quella che aveva perso l'occhio, no? Che anche lei colpisce moltissimo e che parlava così di perdono e lascia, però si sente, insomma, che è spontanea, che è qualcosa, infatti fa un'impressione molto forte per questo, perché si sente che sono davvero molto spontanei, molto immediati tutti in quello che raccontano. Musulmani, cattolici e chi non crede proprio a nulla, quindi è il classico ateo, non crede a niente. Partire da questo significa anche, insomma, lanciare un altro messaggio, perché a volte quando affrontiamo anche discussioni o sulla Palestina, Israele, oggi abbiamo parlato del fondamentalismo islamico e tutto quanto, c'è chi coglie poi il messaggio diversamente, c'è il musulmano che si sente chiamato in causa, dico, ma io non accuso nessuno, è un discorso in generale che noi facciamo e non è un discorso religioso, è diverso il concetto. Sì, un ottimo esempio, nel senso che se in classe ci sono certi elementi sensibili rispetto a certi temi, ad esempio si potrebbe partire da quelli, perché questo sì che stimola l'intervento del ragazzo, ma io... Ne lancio il sasso nello stagno e vediamo l'effetto che fa, cioè anche per loro, senza doverli strutturare prima, perché poi là esce fuori tutta la loro spontaneità.